Eccoci tornati in diretta con il fatto di Marcotti, come sempre il nostro appuntamento settimanale per andare a vedere un po' quali sono gli scenari politici ed economici più importanti della settimana. E saluto Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro con me. Ciao Manuela e un saluto naturalmente anche a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie Giancarlo. Allora, abbiamo un po' di cosette di cui parlare, come sempre Giancarlo, però io ho messo in evidenza ancora e anche con te il caso di GameStop, perché intanto a livello economico e di borsa è il caso che ha fatto più discutere negli ultimi giorni. I nostri amici ci chiedono continuamente la view dei nostri ospiti, quindi insomma non potevo non chiederlo a te. E poi perché anche tu sei effettivamente intervenuto attraverso i tuoi video e attraverso alcune dichiarazioni che hai rilasciato proprio per dire la tua su questo. Quindi ti chiedo la stessa cosa. GameStop, cos'è accaduto? Ma soprattutto, perché io so che tu hai puntato molto su questo, che cosa succederà adesso? Cioè, chi sarà il prossimo? Il caso GameStop è solo, ci aggiungo io, purtroppo l'inizio. A te, Giancarlo. In effetti io sollevavo questo problema perché se GameStop è comunque un titolo abbastanza piccolo, insomma, certamente non uno dei colossi di Wall Street. E naturalmente questo ha anche potuto, naturalmente ha agevolato le persone che hanno fatto questa operazione che io considero speculativa. Questa sì, adesso ne parlerò perché la mia visione non è, diciamo, molto, molto apprezzata, in generale, ma non è molto apprezzata né da parte, diciamo, dell'informazione mainstream, né da parte dell'informazione alternativa, chiamiamola così. Sì. Quindi è una posizione abbastanza singolare, che però io ritengo che sia quella corretta. Cioè, la posso riassumere così: se per caso qualche cosa a Wall Street non funzionava bene perché i mercati finanziari non sono perfettamente limpidi, eccetera. Non è che facendo una cosa ancora più sporca la risolviamo il problema. Quindi quella che è stata fatta è stata un'operazione fortemente speculativa, nei confronti di fondi che invece vengono chiamati speculativi, ma nella realtà, ripeto, se agiscono all'interno delle regole del mercato, non possono essere dichiarati speculativi. Qui, Manuela, il problema è capire il termine speculazione, no? Ok. Se io, faccio speculazione quando acquistando qualche cosa cerco di trarne un profitto, e allora siamo tutti speculatori, perché allora, cioè, chi è che compra un'azione sperando che perda? No, tutti sperano ovviamente che aumenti di valore e che ci sia un guadagno, no? Beh, certo. Quindi. Beh, a monte il problema è un altro, cioè tu hai detto giustamente, chi si muove all'interno delle regole di mercato può farlo, cioè banalmente se c'è una regola e io mi attengo alle regole, per quanto possa piacere o meno, io posso fare determinate cose, anche al contrario, no? Quando dice, vabbè, ci sono delle leggi, dura lex sed lex, no? Per citare insomma, un assunto latino, può piacere o meno. Ma se c'è una legge devo rispettarla. Questo per dire cosa? Che a monte, quindi il problema è che bisognerebbe rivedere alcune regole del mercato, se poi queste portano a situazioni come quella che abbiamo vissuto. Ma io direi di no, nel senso che le regole ci sono e sono corrette. Cioè, così come si investe, chiamiamolo normalmente, al rialzo, così si deve essere in grado di investire al ribasso, perché non c'è niente di male. Cioè, se un titolo è sopravvalutato, è giusto che ci siano delle persone che evidenziano questa sopravvalutazione andando a rischiare, perché un'altra delle cose che non si tiene in considerazione, quando uno investe, chiamiamolo normalmente, cioè al rialzo, insomma, sperando che il titolo salga, ha come perdita massima il proprio capitale, cioè investe in un'azienda, ipotesi peggiore di tutte, l'azienda fallisce, ha perso tutto il suo investimento. Chi investe al ribasso, invece,
ha un rischio molto maggiore perché può perdere anche molto di più di quanto ha investito. Se il titolo, anziché diminuire come lui auspicabilmente faceva, perché se investe a ribasso spera nel calo del prezzo, questo titolo aumenta, lui perde. Se aumenta più del 100%, lui perde più del 100%, quindi oltre il suo investimento. Quindi chi va a fare un'operazione al ribasso si assume già un rischio superiore. Eppure, naturalmente, deve essere lasciato libero di farlo. Non è che chi investe al ribasso è un becchino, voglio dire. Cioè, se mi dicessero che le azioni adesso fate voi di qualsiasi titolo italiano, se mi dicessero che le azioni ENI valgono 40 euro, mentre nella realtà in borsa valgono 8 euro, eccetera, così, io investirei al ribasso perché dico: no, non può essere che ENI vale 40 euro. E non sto facendo niente di male, sto solamente investendo sul ribasso del titolo perché lo ritengo No, sopravvalutato, no, non no, no, faccio. chiaro, chiaro, ma sai perché io ti ho fatto questa domanda delle regole? Cioè, se secondo te a monte bisogna rivedere le regole del mercato perché c'è qualcuno che sostiene che bisogna vietarle queste operazioni al ribasso fondamentalmente. Ma non capisco perché, cioè, No, no, così chiaro. come c'è, cioè, e per me non è assolutamente. Cioè è logico, è una questione di logicità. Ripeto, come investiamo normalmente al rialzo? È chiaro che io vado a guadagnare sulla perdita di un altro, ma sto rischiando io. Non è che faccio qualche cosa di male, magari perdo. Cioè, se io investo al ribasso su Eni a 40 euro e Eni va a 50 euro anziché scendere, io perdo. Quindi voglio Ok. dire, non è che io quando faccio un'operazione al ribasso sono cattivo e quando faccio un'operazione al rialzo sono buono. Cioè, devo solamente come investitore calcolare se è possibile o comunque valutare un'azienda, valuto un'azienda quanto vale la sua azione e se è inferiore al prezzo al quale io ritengo appunto che valga quella, comprerò al rialzo, se è superiore comprerò al ribasso, investirò al ribasso. Sono al rialzo su alcuni titoli, al ribasso su altri, ma sono Certo. sempre la stessa persona, non sono uno buono e uno cattivo. Ok, no, no, ma il tuo, assolutamente il tuo ragionamento fila, nel senso che si può fare, non sono cose illegali, quindi tu dici non vedo perché bisognerebbe vietarlo o non vedo perché quando capita poi si urla allo scandalo, ecco, questo è un po' il senso. Ma quindi per riprendere questa domanda che abbiamo in sovrimpressione, chi sarà il prossimo Giancarlo? Ecco, questa è la questione. Adesso è successo, ma io spero che rimanga isolato, è successo che un insieme di persone, e attenzione, un'altra cosa che non si sottolinea, è che questo insieme di persone, perché praticamente è un social, si chiama Reddit, dicono, almeno sembra che abbia 2 milioni e 700 mila iscritti, no? E in pratica questa associazione, questo social così ha proposto insomma di andare contro a questi fondi che appunto investivano alla ribasso facendo appunto l'operazione contraria, ma è stata un'operazione, non un'operazione normale, è stata un'operazione fatta per creare un danno a questi fondi qua. Ora, anche questa operazione può essere lecita, nel senso che se c'è un gruppo di persone che si mette d'accordo, però attenzione, Sì. perché che cosa accade? È che se qualcuno di queste persone ha comprato GameStop a 500 dollari o a 480 dollari o a 400 dollari, questa persona qua va incontro a delle perdite, perché il problema è anche che GameStop non guadagna un dollaro da quasi 3 anni, da 3 anni è in perdita, ma perché è finito quel business, è morto quel business. È come se noi fossimo andati ad investire sulla
la fabbrica di macchine fotografiche ancora con la pellicola dopo che sono nati i telefonini o eccetera. Non vanno, non c'è poco da fare. La stessa cosa, l'esempio più classico è, ti ricordi ovviamente, Emanuela, quando in tutte le nostre città c'erano le videoteche, cioè andavi a noleggiare il video. La cassetta per guardare il film a casa, poi la riportavi dopo un certo numero di giorni. Ecco, adesso ovviamente non ce ne sono più perché è morto quel business, no? Non ci sono, non vai più a noleggiare, fai tutto eventualmente via internet da casa senza fare pubblicità, ma insomma. Sono nate altre cose, no? Se tu vuoi vederti un film, non devi uscire, andare nel negozio, prendere la cassetta, tornare e poi riportarla indietro, no? Quindi è la stessa cosa a GameStop. Purtroppo per loro io non è che abbia niente contro GameStop, ma tu i giochi adesso, i videogiochi, non li compri più in un negozio, li scarichi direttamente da internet. Vuoi un videogioco? Lo scarichi, metti la carta di credito, lo scarichi e ce l'hai sul tuo computer. Fine. Non devi prendere e andare in un negozio. Quindi, Sì, quindi. niente. Quindi, fare un'operazione per tenere in vita GameStop è un'operazione dal punto di vista economico sbagliata per me. Poi, se qualcuno vuole perderci sui soldi, che ce li perda. Un'altra cosa che questi passano per Robin Hood, questi altro che Robin Hood hanno fatto perdere soldi alla stragrande maggioranza dei loro iscritti. Infatti, quello che abbiamo già anche rimarcato è che bisogna fare attenzione proprio per quel motivo lì, cioè che si affossa, cioè che voglio dire, si perdono veramente tanti soldi, no? Poi si Certo. va nell'economia reale, sembrano tutti giochi, no? A proposito di, visto che GameStop, parliamo di una società di giochi, eccetera, però insomma, attenzione, è quella la cosa grave, perché poi sai, quando se ne parla, si dimentica di sottolineare spesso e volentieri questo aspetto, e invece è quella la cosa più grave. E quindi per chiudere, Giancarlo, cosa che fare? Niente, Ecco. per chiudere, come ti dicevo, il fatto che come accade sempre in borsa, ma questa è nella logica delle cose, no? Quando succede qualche cosa si focalizza l'attenzione sul fatto, ma poi immediatamente si pensa al futuro e allora dice, ma se questo è stato fatto su GameStop, potrebbe essere fatto anche su e cominciano ad uscire i nomi Già. e questo qua è una cosa che va a turbare il mercato. Arrivando fino, adesso lo dico anch'io, tanto che l'hanno detto tutti, addirittura ad Intel, che è un colosso dei semiconduttori, insomma, no? Quindi, si rischia anche appunto di immettere, appunto, sapete che sulle voci le borse o volano o crollano, quindi è una cosa, diciamo, non semplice poi dopo da gestire. Probabilmente la SEC avrebbe dovuto entrare precedentemente. Non, adesso io non sono mai per regolare le cose, io lascerei fare al mercato, però per far capire che alcune operazioni sono operazioni che hanno un impatto molto rilevante sul mercato andando a distorcere il mercato, non andando a regolamentarlo. Quindi per quello secondo me la SEC avrebbe dovuto intervenire. Ok, Ecco. sì, d'accordo. Giancarlo, ne riparleremo ancora. Tu hai intenzione di fare dei video, diciamo, ancora su Ma questo? Perché te ne sei sì. già occupato, ecco, quindi continuerai No. a puntare l'attenzione lì? Abbastanza perché allora io ne ho parlato anche se in maniera succinta e soprattutto ci sono tanto delle persone che invece vogliono conoscere più dettagliatamente quel che è accaduto, perché è accaduto, come si effettuano le operazioni al ribasso che vengono poi chiamate vendite allo scoperto, ma bisogna distinguere le cose e poi operazioni fatte sui titoli reali e operazioni invece fatte diciamo sulle piattaforme insomma che non si acquistano titoli reali in quel caso, no? Ma con i CFD, cioè i contratti per differenza. Quindi ci sono tante persone
che mi chiedono appunto di specificare meglio tutto quello che è accaduto, anche così per capire, anche perché la mia posizione invece non è stata ben apprezzata da altre persone che invece ritengono che siano arrivati Robin Hood contro gli squali della finanza. Per me non è accaduto questo. Ok, va bene. Allora, Giancarlo, naturalmente seguiremo anche noi, anche insieme a te, insomma, la vicenda. Sei stato assolutamente chiaro, insomma, è una questione assolutamente spinosa, però adesso volevo cambiare discorso con te perché intanto a partire anche da alcuni dati economici che sono stati pubblicati proprio nelle ultime ore, mi riferisco ai dati sulla disoccupazione italiana, abbiamo scoperto, insomma, essere aumentata, siamo al 9%, ma se vogliamo dare proprio numeri che fanno capire anche come comincia a tradursi in economia reale la pandemia da Covid, e lo abbiamo detto tante volte, e ancora credo che non siano dati effettivi perché c'è ancora la proroga, il blocco dei licenziamenti, quindi insomma comunque tante questioni che invece quando si sbloccheranno potranno aumentare, no? Questa onda lunga della pandemia. In un anno meno 444.000 posti di lavoro e si ferma, diciamo così, quella che era stata un po' la crescita occupazionale italiana, è il primo calo da luglio, quindi insomma adesso cioè, cominciamo veramente a fare i conti forse con quello che succede. Perché voglio partire da questi numeri? Perché al di là del fatto che siamo ancora nel pieno del Covid, anche se da oggi siamo in zona gialla, è anche un po' il colore della nostra trasmissione con te, Giancarlo, quindi speriamo possa essere di buon auspicio che dal giallo si possa passare presto al bianco, che i vaccini possano continuare ad arrivare, che quindi sempre più si possa andare verso la tanto aspirata immunità di gregge per evitare appunto i contagi. Ma detto questo, oltre a tutte queste cose c'è la crisi di governo ed è lì che voglio arrivare. E allora, guarda un po' che titolo ti ho trovato, partiamo da qui anche un po' come provocazione. Fico e le esplorazioni, ovviamente il Presidente della Camera ha ricevuto il mandato esplorativo da parte del Capo dello Stato Mattarella, è un accanimento terapeutico questo, cioè si sta cercando a tutti i costi di raggiungere i numeri all'interno di una maggioranza che era insomma alquanto, come dire, ammaccata. No, non è che lo dico io, così è, perché abbiamo visto con la fuoriuscita di Italia Viva e le dimissioni delle ministre del partito di Renzi, insomma, la crisi di governo è stata avviata. Allora ti do una notizia in anteprima, allora, nel senso che a brevissimo, proprio forse a minuti, intendo dire poco dopo mezzogiorno, pubblicherò il mio primo video odierno perché oggi è Ah, una giornata un po' sì. particolare, ne faccio due anziché uno, insomma, perché nei giorni scorsi ero rimasto un po' indietro per un guasto alle apparecchiature di ripresa e quindi adesso, insomma, recupero un po'. Ecco, uso così una similitudine un po' forte, se vogliamo, insomma. Quindi, cioè dico che si cerca di tenere in vita, non un moribondo, non un morto, ma addirittura uno scheletro. Cioè, Beh, quindi qua. siamo ancora oltre, cioè andiamo ancora oltre all'accanimento terapeutico. Io pensavo di essere già stata abbastanza tranchant, invece, vabbè, non avevo dubbi che tu lo fossi ancora di più, insomma, però. Esatto, no, ma adesso è vero, è vero, sono abbastanza tranchant, però obiettivamente vedendo le cose come si erano messe, cioè si cercava proprio di raccattare tutto il possibile, cioè era una cosa un po'. In più, ecco, adesso invece un'altra cosa che, cioè, questa non dovrebbe tanto farci ridere o sorridere, cioè. A questo punto è proprio una questione da solita, va bene, ma di spartizione. Cioè, adesso Renzi vuole quattro ministeri anziché due, allora gliene danno tre, però uno più importante. Però, cioè, se il mandato esplorativo è questo mercanteggiare, veramente è un mandato esplorativo di bassissima lega. E pensare che Mattarella aveva detto, ridetto, che dopo il Conte 2 non ci sarebbero state altro che le elezioni, ed invece adesso si va avanti in questa maniera penosa, obiettivamente, anche da sinistra, perché io ho visto anche
articoli sull'Huffington Post per dire critici nei confronti di veramente di un'operazione che è un'operazione lo so che è brutto dirlo, ma da becchino, cioè da persone che cercano così di dare un futuro ad una maggioranza che non c'è, che non esiste, cioè è solo un gioco di potere. Quindi io sarei proprio per tornare Per, alle ecco, elezioni il prima possibile. peraltro appunto mi collego a quello che stai dicendo tu perché ci stanno anche un po' scherzando sui social, Giancarlo, no? Chi scrive che ormai la nuova frase che potrebbe essere trasformata in un hashtag, anche se è un po' lunga, è la frase che sentiamo in questi giorni, prima i contenuti, poi i nomi, no? Adesso io l'ho molto ridotta. In realtà non si sta facendo altro che parlare di nomi, anche se poi emerge che quello che interessa soprattutto a Italia Viva, perché è Italia Viva che ha fatto poi, che ha scatenato il tutto, quindi chiaramente poi tutti avrebbero fatto probabilmente così e tutti stanno facendo allo stesso modo, però parliamo di Italia Viva, visto che Italia Viva continua a sostenere che prima i contenuti e i nomi non gliene importa niente, però insomma Renzi sta alzando sempre di più la posta proprio ponendo i paletti sui nomi. Sei d'accordo? Mi sto sbagliando io e si stanno sbagliando tutti quelli che a mo' di sfottò, ma spesso anche esagerato, stanno scrivendo sui social. Manuela, non posso che essere d'accordo con te, assolutamente, insomma, non è così di fatto. E poi, al di là dei nomi, i contenuti cosa sono? Sono ministeri, sottosegretari e cariche varie, perché poi dopo ci sono sempre queste cariche qua da spartirsi, quindi effettivamente, cioè, fa ridere Renzi che dice che a lui non interessano le poltrone, ma le abbiamo lasciate per prenderne di più, non è che le avete lasciate per perderle. Cioè, quindi assolutamente d'accordo con te, insomma, non prendiamoci in giro, lì è una questione di potere e anche di soldi, nel senso che chiaramente il poter gestire i miliardi che si spera, o come si spera, io gradirei di no, ma comunque insomma, per gli esponenti del governo sperano che arrivi dall'Europa, si è scatenato tutto questo bailamme. Ok, quindi vabbè, insomma, tu dici sarebbe utile andare ad elezioni perché in questo modo si gira intorno a un problema, insomma, che sappiamo qual è, quello di una maggioranza appunto un po' ammaccata, però credi che alla fine non si andrà a elezioni, cioè riusciranno a trovare comunque una quadra, grazie allo scambio di figurine, scusatemi, lo dico assolutamente con un sorriso, però insomma lo scambio di nomi. A me non piace dire poltrone perché poi è un'espressione anche abbastanza troppo utilizzata e quindi quando le cose vengono sempre usate da tutti a me non piacciono più, perciò ecco, però ci siamo capiti, Giancarlo. Certo, hai perfettamente ragione. Cioè, qua alle elezioni non si va, perché se si è arrivati a questo punto vuol dire che proprio è proprio solo una questione di spartizione, no? E quindi prima o poi si trovano gli accordi, cioè uno chiede 100, l'altro offre 50. Allora quello che chiede 100 dice: no, vabbè, per venirti incontro faccio 90, e l'altro fa: no, per venirti incontro faccio 60, finché ci si ritrova a 75 e si chiude l'operazione. Cioè, per forza, non, e purtroppo, lo sto dicendo in maniera amara, una cosa del genere, perché questo vuol dire che per altri anni avremo questo un altro governo, ma insomma, sulla stessa falsariga di questo, e farà danni inenarrabili, che poi sarà difficile andare a risolvere i problemi che creeranno questi governanti. Ok, allora e chiudiamo con gli scenari economici e politici che poi un po' li abbiamo già detti, no? Ultimo titolo della nostra puntata. Di solito partiamo da questo, però siamo andati un po' a ritroso oggi, no? Mi sembrava più logico arrivarci in questo modo. Uno degli scenari economici è quello che ho raccontato poco fa con i dati sulla disoccupazione. Sei d'accordo nel dire che
potrebbero peggiorare, cioè a meno che non succeda qualcosa di estremamente positivo e che dia impulso alla nostra economia. Ecco, lascio a te un po' la chiusa in generale, aggiungendo anche questioni che non abbiamo ancora evidenziato. Sì, Manuela, allora, tanto è importantissimo questo fatto qua. Allora, ho visto anche stamattina qualche dato dall'Europa non negativo, questo È giustificava vero, anche è un vero. po' la positività delle borse in mattinata. Ma al di là di questo, o non negativo, nel senso che più o meno come le previsioni, però le previsioni erano già piuttosto caute, quindi non negativo, nel senso che non peggiorativo rispetto alle previsioni. Ma invece sulla questione disoccupazione e soprattutto per quanto riguarda l'Italia, i dati sono destinati, ma così evidentemente a peggiorare, no? Perché adesso si parla ancora di una proroga dopo marzo, ma insomma, prima o poi più o meno insomma, si arriverà al patto di questo blocco dei licenziamenti sarà tolto e in quel momento lì avremo la cartina di tornasole, cioè vedremo davvero a che livello salirà, insomma, il nostro tasso di disoccupazione. Detto questo, in 10 secondi, attenzione però che il dato sulla disoccupazione è un dato, quelli, sempre più difficili da valutare, perché sappiamo purtroppo che rispetto ad una volta che veniva calcolato in una certa maniera, adesso viene considerato occupato anche una persona che nella realtà lavora pochissimi giorni al mese, no? E questo quindi fa sì che appunto sia un dato sempre sottovalutato, perché insomma una persona che lavora 2 o 3 giorni al mese non può dirsi occupato, no? Eh no, Ma mentre esatto. Sì, perché vengono calcolati anche quelli che lavorano un'ora sola a settimana, per intenderci. Esatto, Lo so. esatto, Lo so. esatto. Quindi questo è un altro aspetto che io l'ho voluto sottolineare così in 10 secondi, ma che bisognerebbe ogni tanto ricordare, perché non ci sono solo le persone in cerca di un lavoro, ma anche le persone che magari hanno un lavoro che però, insomma, è proprio ai minimi termini, ecco. D'accordo, allora Giancarlo, sì, ai minimi termini, assolutamente. Grazie per questo appuntamento settimanale. Ricordiamo che intanto tutte le puntate del Fatto di Giancarlo Marcotti sono reperibili sul nostro sito, lefonti.tv, e sulla pagina di YouTube, quindi condividetela se volete. E poi troviamo sempre Giancarlo Marcotti su Finanza in Chiaro, dove bene o male riprende i temi. O faccio io il contrario, insomma, no? Vado a pescare gli argomenti che tratta Giancarlo per poi affrontarli anche con i nostri telespettatori sulle fonti TV. Grazie mille e alla prossima puntata. Grazie. Grazie a te Emanuela e un saluto a tutti gli ascoltatori. E allora, una mattinata decisamente intensa questa sulle fonti TV, che apre una settimana altrettanto importante su più fronti. Il live, la prima parte del live, quindi della nostra diretta, termina qui, però attenzione perché è lunedì e quindi abbiamo anche tanti approfondimenti che adesso continueranno a essere sulle fonti TV, quindi nel nostro palinsesto nuovi, proprio in apertura di settimana, a cominciare dalla nuova puntata di Meme Economics a cura di Giacomo Iacomino. Poi parleremo sia di trading, parleremo di America, della nuova era di Joe Biden, insomma veramente tantissimi approfondimenti con le nostre Fast Finance e Pocket News, per poi tornare con i mercati live alle 14:30. Oggi vi terrà compagnia Giacomo Iacomino. Se volete sapere di più di quello che facciamo, il sito lefonti.tv, i nostri social, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, siamo presenti ovunque e siamo pure in radio nel nostro sito, la sezione Live Radio. Grazie intanto per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.